Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel video del panino del mese di maggio. Allora, questo è un panino, diciamo che forse è il primo panino del mese che facciamo da quando siamo aperti, che è un po' più di Federica che mio, nel senso ci sono sia delle molte più idee di Federica e anche molte più ricette di Federica, perché la salsa che è nel panino se l'ha inventata lei, ma tantissimi anni fa, non per questa evenienza. Allora, com'è il panino? Allora, il panino consiste in questa salsa che Federica inventò anni fa per fare delle tartine. Consiste in è una maionese con del tuorlo d'uovo, quindi bisogna far bollire tutte le uova, poi prendere, fatti un po' una rogna, prendere solo i tuorli e i bianchi. Che ci famo con tutti quei bianchi? Se ne andiamo a Venne fuori le palestre. Così rientriamo un po' di qualche spesa. Quindi dicevo, una maionese con i tuorli, pomodori secchi, ma poca roba, pomodori secchi, acciughe, capperi, tonno e basta, giusto? E basta. Questa crema, andrà, questa salsa andrà ad accompagnare del pollo fritto panato con una in una panatura aromatizzata alle erbe, quindi ci sarà questa panatura con aromatizzata al timo, limonato, alla maggiorana, al rosmarino, poi un po' di paprika, un po' di sale grosso affumicato, pan grattato, facciamo questa bella panatura profumata. Poi ci sarà sempre nel panino un'insalatina di rucola, cavolo e diciamo cavolo cappuccio, rucola e carota condita con olio, pizzico di sale, aceto di mele e poi dell'emmental non sciolto ma lasciato così a fettine fresche e qualche fettina di pancetta e qualche fetta di pomodoro anche. Ad assaggiare verrà Lorenzo, un ragazzo giovane che mi segue da un po' di tempo, diciamo da uno dei video di Giulio Di Franchino. E che dire, se volete essere anche voi gli assaggiatori del video, basta che me lo scrivete su Instagram, io vi metto in lista. Poi un'altra cortesia, raga, non mi cominciate a chiedere ma quanto manca, ma quando tocca a me, ancora mai chiamato. Raga, è un panino al mese, è un video al mese, quindi capirete che se siete i sesti, settimi, ottavi in lista, è capace che passano 7-8 mesi, io che ve posso fa? Non è un video al mese, quindi vi voglio bene, ma non me rompete i coglioni. E gli iscritti alla newsletter avranno il 10% di sconto sul panino. Vi ricordo che la newsletter arriva una sola volta al mese, quindi una sola mail al mese, e arriva il giorno di uscita del panino, del video, ed è quindi che poi combacia quasi sempre con l'uscita del panino stesso. Quindi niente, che dire ragazzi, qua mettiamoci all'opera e vi saluto, dai, ciao. Ho preparato questo trito di erbe aromatiche, qui dentro c'è del timo limonato, della maggiorana, del rosmarino, un po' di paprika, del sale grosso affumicato e dell'aglio in polvere. Fatto tritare tutto, ora aggiungo un po' di pan grattato e faccio la panatura aromatizzata. Eccoci qui con la salsa. Allora, ho preso i tuorli delle uova sode, pomodori secchi, poi ci sono i capperi. Ci sono anche delle acciughine che non si vedono, va bene, e poi c'è della maionese. E andiamo a tritare tutto e poi aggiungo il tonno. Mettiamo giù a friggere il pollo e nel frattempo metto anche la pancetta a cuocere. Cominciamo ad assemblare il panino, delle fette di Emmental come base. Poi andiamo a mettere la salsa che vi ho fatto vedere prima. Eccola qua. Poi come l'ho detto. Un po' di pomodoro
un'insalatina di rucola, cavolo bianco, carote condite con tutto, condito con pizzico di sale, olio extravergine e aceto di mele. Il pollo fritto con la panatura che vi ho fatto vedere prima nel video, ecco qua. Poi abbiamo la pancetta bella brustolita, e a chiudere un altro paio di fette di emmental. Poi, come già ormai sapete, mi piace mettere sul coperchio un altro po' della salsa. Tagliamo e assaggiamo. Andiamo al taglio, poi vi presento i ragazzi qua. Ecco qua il panino. Allora, ecco qua, ci abbiamo Lorenzo e Daniele. Daniele, che tra virgolette nessuno ha invitato. ma hanno chiamato. T'ha chiamato lui, mi ha detto posso venire con qualcuno, dico sì, però pensavo che invece poi c'è venuto da me. Scherzo, prego ragazzi, assaggiate, fate come vi pare. Ok, prendo questo qua. Come vedete questi sono giovani ragazzi. Sono giovani, belli a loro. E niente, loro intanto danno il primo morso, poi... Tanto che ho finito staccare il video, voi potete mangiare tutto come al solito, ma pure durante il video mangiate, fate come vi pare, poi dammo pure da bere. Ah, grazie. Che ne pensate ragazzi, che dite? Buonissimo. A me non è buono. Meno male, mi fa piacere. E niente, io devo dire una cosa che è sempre la solita cosa, quindi sto panino non c'ha nome, quindi datelo nei commenti sotto al video, Instagram, YouTube, come vi pare. E gli iscritti alla newsletter ci avranno 10% di sconto e basta, non è che ho altre comunicazioni da fare. E voi volete dire qualcosa sul panino in generale? È veramente da comprate tranquillamente, dite quello che vi pare, se vi piace. No, veramente a me a posto, sono contento e basta. Loro sono abbastanza silenziosi, oppure giovani, la magna, sono timidi. E niente, tu c'hai qualcosa di Federino, non credo, a posto. Allora ci vediamo ragazzi, ciao.